Abbiamo uno strumento importante che è quello di una norma che prevede questo screening epatite C. Abbiamo le risorse che finalmente sono state sbloccate con un decreto del governo di 71 milioni e quindi abbiamo tutte le carte in regola per cominciare questo screening diffuso per prevenire tutte le malattie, in particolare quelle infettive. Lasciamo in eredità una situazione importante, quindi chi verrà dopo deve prendersi cura di questo, perché il Covid ci ha insegnato che la prevenzione è fondamentale per la nostra salute.